bel cielo terso e questi raggi che illuminano lo stadio, si giocherà un'altra attesissima partita di pallone. Siamo certi che nemmeno stavolta ci annoieremo, anche perché grazie al tempo il campo è in perfette condizioni. Buon pomeriggio e benvenuti da Fabio Caressa. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. ...4-5-1 il modulo con cui scenderanno in campo, se le notizie che ci arrivano sono corrette. Può sembrare una scelta difensiva, ma in realtà il 4-5-1 è un sistema di gioco molto flessibile, Fabio. Vedremo quale sarà il ruolo che l'allenatore ha deciso per gli esterni di centrocampo. Forse aspetterà di capire l'andamento della partita per spostarli un po' più in avanti, di fatto passando a un ben più offensivo 4-3-3. La partita è già cominciata. Luca, chi pensi possa essere l'uomo che davvero deciderà le sorti di questa gara? Siccome credo che questa partita la decideranno le difese, io dico Godin. È un difensore che mi piace molto. Forse non è molto veloce, ma se può difendere negli spazi stretti, e spesso i suoi compagni glielo permettono, non gli vai mai via. Immagino che sia il tipo di giocatore che avresti sempre voluto... Lorenzo Insigne! E colpisce il palo! Piuttosto sfortunato qui però, il pallone è uscito di un nulla. Aveva fatto tutto molto bene, tiro compreso, è stato davvero sfortunato a prendere il palo. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Ecco il filtrante per Lorenzo Insigne. Prova ad andare via con eleganza. Prova la conclusione. Ci mette il fisico e conquista il pallone. La butta via e fa respirare la difesa. Può concludere. Gran palo! Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Prova a giocarla in profondità. Fabian Ruiz. Zielinski. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. João Pedro. Filtra la palla in profondità. Cerca di lanciare il compagno. Pavoletti. Passaggio intercettato. Può tentare la... Il palo respinge! La conclusione. E qui falliscono nuovamente una grande occasione. Il Cagliari si propone spesso in avanti in cerca del gol. Vediamo se riusciranno a capitalizzare le occasioni che creano. C'è, para con grande sicurezza. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Lorenzo Insigne. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Ha la possibilità di andare verso la porta. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Fabian Ruiz, di forza. E trova il compagno. Zielinski, grande intuizione la sua. Spinge cedendo il pallone lungo. Non riesce a mantenere il possesso. Fabian Ruiz. Vai, vai, vai.
Effettua un passaggio lungo. Pallone lungo, in verticale. Prova il passaggio lungo, la giocata però non gli riesce. Duncan, ottima pressione la sua. Palla recuperata. Politano, ottima discesa sulla destra. Cerca il passaggio profondo. Pavoletti allarga il gioco a destra. Palla verso il centro dell'area. Lungo passaggio in avanti. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Fabian Ruiz cerca di sfruttare gli spazi laterali. Ecco il filtrante per Lorenzo Insigne. Non c'erano compagni a suggerire una soluzione diversa. Può colpire! La sua conclusione manca lo specchio della porta. Ha fatto bene a provarci qui. Lui da quella posizione sa essere molto pericoloso. Decidono di giocarla all'indietro. Sceglie il lancio lungo. Politano. Alfred Duncan riconquista la palla. Nainggolan allunga il piede verso il pallone. Il Cagliari a calcio di punizione. João Pedro cerca il numero, trova il compagno, colpi e Meret chiude la porta. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Qualche spunto sulla prima parte di gara? Il Napoli non può che rimpiangere le chiare occasioni da gol non sfruttate in avvio. Hanno comunque giocato una prima parte diligente, devono ripartire da qui e rientrare in campo con un po' più di ottimismo. 0-0 alla fine della prima frazione, speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol e che così il risultato si sblocchi. Già in azione con la seconda parte di questa gara. Finora la partita è a secco di gol, nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via della rete. C'è spazio, occhio, ci prova! Un gol pazzesco, pazzesco! Il colpo sotto! La conclusione è stata bella, ma è l'idea di giocarla così che mi ha entusiasmato. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Fadwa Samoa avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. 1-0 dunque. A quanto pare il riposo ha fatto bene, sono ripartiti con il piede giusto nel secondo tempo. Cerca lo spunto! E la difesa riesce a cavarsela in questa occasione. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Zielinski si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Prende l'iniziativa e la propone in avanti. Lorenzo Insigne. C'è la palla lunga in avanti. Tentativo di allungare il gioco. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. Ottima pressione la sua.
Palla recuperata. Usai. Vuole il lancio filtrante. Allontana la minaccia. Occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore. La allontana con forza. Fabian Ruiz prevale, recupera palla. Può cercare il taglio in mezzo. Ottimo disimpegno, fondamentale. Usai. Coprono bene e alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari, chiudendo loro la porta in faccia. Palla in avanti, verso il compagno. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Scodella in avanti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Il Napoli decide per un'altra sostituzione. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. E nessun attaccante riesce a raccogliere il traversone. Il Cagliari ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Proprio così. Di Lorenzo. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Ottimo passaggio, deve tirare. Allontana la palla. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. La mette in avanti. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. A sinistra con il passaggio. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Lorenzo Insigne. Ottima progressione, palla al piede. E ora deve concludere. Bell'intervento difensivo. Allontana il pericolo. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. De Jola fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Mertens. Qualche istante e sarà tutto finito. Non la perdere. C'è Lorenzo Insigne. Occasione. Va al tiro. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Calcio di punizione per il Napoli. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. La gioca in profondità. Mertens. Alfred Duncan si divincola e conquista la palla. Sime. E Meret chiude la porta. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. Una gara vincente. La vittoria poteva andare da una parte o dall'altra. L'ha decisa un solo gol. Ci hanno messo tutto il primo tempo a prendere le misure agli avversari.